Allora, comincerei con il System of a Down adesso. When angels deserve to die. Andiamo. Oh mio Dio. Qualche settimana fa ho creato una canzone, o meglio, ho fatto creare al 100% una canzone a più intelligenze artificiali. Vi ho chiesto se vi andava un episodio interamente dedicato alla creazione automatica delle copertine, ed eccoci qui che abbiamo più che raddoppiato i like che vi ho richiesto per questo video. Beh, oggi ne creiamo tantissime. E comincerei col fare un test, così giusto per far capire come funziona questa intelligenza artificiale a chi non ha visto il video precedente. Praticamente tu descrivi qui ciò che vuoi che l'intelligenza artificiale ti disegni, tipo che cazzo ne so, Goku che suona la chitarra in paradiso, clicchi su Dream e in 5 secondi ti mostra l'immagine. Guardate! Andiamo avanti e adesso proviamo con una cosa più semplice. Piove merda al Jova Beach Party. Allora, effettivamente è un'immagine di merda. Infine facciamo l'ultimo test. Eminem che canta utilizzando una pala come microfono. Allora, non ha azzeccato minimamente la pala, ma in compenso mi ha creato l'Eminem coreano. Arriviamo già subito al main event, quindi ricreiamo delle copertine già esistenti e vediamo se si avvicinano all'originale. Allora, possiamo cominciare con gli Slipknot. Ecco, ok, quindi praticamente abbiamo una donna con un costume da scheletro di fronte ad una staccionata. Via. Beh, devo dire, vi devo dire. Vi devo dire, ti devo dire, che così brutta la situa alla fine non è. Allora, andiamo avanti adesso, voglio ricreare qualche cosa dei Cannibal Corpse. E qui mi sono già messo nella merda da solo, perché utilizzare una copertina come le loro, tutta splatter, mi fa bannare dalla vita. Raga, è molto meno splatter dell'originale, ma è 1000 volte più inquietante. Proviamo adesso qualcosa di italiano, andiamo con Caparezza, che è abbastanza basica come descrizione di copertina. Vediamo. Raga, porca troia, ci siamo, eh? Più o meno ci siamo, il mood è quello. Non ho capito perché c'è un tizio che piscia, tra l'altro con la testa al contrario, però grosso modo ho capito. Proviamo ad essere un pochino più specifici. Vai. Porca troia! Ah, a parte i capelli e la scritta sopra, Caparezza, punto interrogativo, punto esclamativo, mancante, ha ricreato la copertina del primo album di Caparezza. Bravo, bravo. Allora, rimaniamo su un qualche cosa di italiano, andiamo con Salmo. Qui sostanzialmente è Elvis che indossa una maschera da scheletro. Vai. Beh, allora, vabbè che l'ha fatta in bianco e nero alla fine, e la maschera non è sugli occhi, ma è sulla bocca. Però, non male. Se mettiamo invece proprio Elvis is back. Che cazzo è la Vanna Marchi della Finlandia? Telefonate! Andiamo avanti e come terza parte adesso gli chiederemo di creare delle copertine partendo dai testi delle canzoni. Allora, comincerei con il System of a Down adesso. When angels deserve to die. Cazzo, ragazzi, questa era perfetta, ma si vede un capezzolo e quindi ho paura che mi bannino il video. Dimmi se devo censurare gli angeli nudi. Fatemene generare ancora un'altra sempre con la stessa frase. Porca puttana, ragazzi. La utilizzerei subito per una copertina nu metal. Rimaniamo sul System of a Down che sembra che stiano regalando parecchio. Adesso andiamo su Toxicity. Beh, se Slenderman diventasse un'audiofiaba, avrebbe questa copertina. A questo punto non posso non provare con qualche mio brano. Carry on feeling and I call your name. Porta avanti il sentimento e io chiamo il tuo nome ed è venuto fuori Beppe Grillo che impugna un dildo mentre è al colpo della strega. Ok? Che altro dalle mie canzoni? Canzoni in corsivo? E se provassi a scrivere amio a un'intelligenza artificiale, che cosa mi restituirebbe? Oh mio Dio. Scrivi Amio su un'intelligenza artificiale e viene fuori Jacopo dei Pantellas sul set di Blair Witch Project. Era normale che mandassi a puttane tutto con questa query. Come ultima attività proviamo a creare delle copertine per genere musicale. Allora, comincerei subito con l'indie, tipo un tizio che spara bolle in Africa. Cazzo sì, questa sprizza indie da ogni poro, le bolle fluttuanti dell'anima. Passiamo al reggae, uomo giamaicano che fuma erba in un quartiere colorato. Minchia, anche questa potrebbe essere una compilation reggae. Scrivetemi qua nei commenti il titolo perfetto per questa copertina. E a questo punto proverei un qualche cosa di più moderno, un rapper con gioielli d'oro che spara soldi dalla bocca.
Allora, è credibile? Ho trovato questo risultato. Ma che cazzo vuoi, Google? Dicevo, è credibile, ma ha comunque meno catene di un trapper vero. E come ultimo, voglio vedere se l'intelligenza artificiale è in grado di ricrearmi padre Maurizio che fa la spaccata sul precipizio. Cercavo di ricreare la foto di padre Maurizio e mi ha restituito Domenico Bini che fa yoga. Perfetto. E questo è tutto, se volete altri video sulle intelligenze artificiali, le copertine, eccetera, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo comunque la settimana prossima con un nuovo video. Grande, eh?